io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così, che bello, due amici, una chitarra e uno spinello. 5 anni fa se ne andava, troppo giovane, Stefano Rosso, cantautore romano dal verso scorrevole, dalla vena ironica. Molti ricordano il suo brano più famoso, Una storia disonesta, quello di Che bello, due amici, una chitarra e uno spinello. Ma Rosso ha scritto tante altre belle canzoni che non hanno trovato ancora la fortuna meritata. Il numero dei suoi estimatori è però maggiore di quel che si creda, ed anche per questo Simone Avincola ha realizzato ora un documentario sulla vita di quest'artista irrequieto e vitale, che finì anche per un breve periodo nella legione straniera. Via della Scala è sempre là, e io dal letto 26, malato di pazienza sto, e aspetto chi non torna più, è un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me, e morì un giorno che non so, e i suoi bei sogni mi lasciò. Perché questo documentario Stefano Rosso, l'ultimo romano? Io penso che Stefano Rosso sia stato uno dei più grandi cantautori italiani, romani italiani, per cui dopo aver capito in qualche modo che anche dopo la sua scomparsa è stato dimenticato, gettato un po' nel dimenticatoio, e ecco, questo mi ha provocato un po' di rabbia, forse proprio da questa rabbia che è nata questa idea di fare questo documentario, un po' una voglia di riscatto verso Stefano. I got a blue, miss mountain blues, and I stand right here and say my grip is back to travel, and I'm scratching gravel to that blue far away. Che cosa c'è in questo documentario? Questo documentario ha raccolto le testimonianze di molti amici, parenti, musicisti, artisti che lo hanno conosciuto e soprattutto che gli hanno voluto bene. Tra questi c'è Luigi Grechi, c'è Edoardo De Angelis, Claudio Lolli, tutti quegli artisti che poi hanno cominciato a suonare al Folk Studio, per cui c'è Stefano al Folk Studio, i suoi primi concerti, e c'è Stefano nel suo ultimo periodo in cui, come diceva Giovanni Del Grillo, il suo pianista, lui diceva io voglio che i pezzi vadano in giro, ecco, per cui io spero attraverso questo film di aver dato il mio contributo ed essere riuscito a fare questo. E il grano che nasce è l'acqua che va, è un dono di tutti padroni non ha. Che ritratto esce di Stefano Rosso? Esce un ritratto molto particolare di Stefano, perché Stefano, secondo me, da quello che ho capito, era una persona che col passare del tempo è cambiato molto. Ha avuto un periodo triste, un periodo molto, molto felice, come molti sanno non ha avuto un periodo facile con le case discografiche, per esempio, però ecco, ha sempre tenuto il suo, come dire, la sua voglia di suonare, cioè al di là di tutto, al di là del contratto discografico, al di là dei soldi. Come te, ho bisogno di sentirmi vivo, come te, prima buona dopo un po' cattivo. Qual è la destinazione di questo documentario? Questo documentario verrà proiettato il 24 febbraio all'Asino che Vola, e dopodiché verso aprile sul mio sito, che è www.simoneavincola.it, verrà reso visibile gratuitamente da tutti, ecco, perché il mio scopo è far conoscere Stefano a tutti. Io non mi sbagliavo, fare bianchi al quinto piano, e alla madre lo dicevo, calchi un po' la mano, e adesso ben gli sta. Spera in un effetto Rino Gaetano. Spero in un effetto Rino Gaetano, perché Rino Gaetano anche è stato recuperato, no? E anche lui era un po' dimenticato fino a 15-20 anni fa. E spero appunto che questo mio lavoro possa essere il primo passo verso un'immagine nuova nella figura di Stefano. Bella me. Che ci hai portato tanta cioccolata?
sigarette, macchinette e Tom Mix, che ci hai insegnato che l'amore è bello e si nasconde dentro i jeans, che ci hai portato Topolino e whisky, che ci hai riempito la casa di dischi, che ci hai salvato non so bene da cosa, col tuo cervello che non si riposa. E brava me. Erano amici, si conoscevano. Erano molto amici, Rino Gaetano e Zafon Rosso erano molto amici, andavano a mangiare la pizza insieme, come diceva Stefano in un'intervista. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Così di casa mi cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello. Tornai in cucina e tra i barattoli uno che... Una sfrisata. Che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto...